Hanno scelto l'amara ironia di un manifesto funerario. I lavoratori della Cerella aderenti alla FILT e CGIL sono venuti a mancare stipendio e tredicesima, si legge nel necrologio. Andiamo ora all'avvertenza della Cerella, perché la FILT e CGIL commenta con un manifesto funebre il recente accordo. Vediamo di che si tratta con Serena Massimini. Hanno scelto l'ironia amara di un manifesto funerario. I lavoratori della Cerella aderenti alla FILT CGIL sono venuti a mancare stipendio e tredicesima, si legge nel necrologio pubblicato nel giorno di Natale. Grazie all'azienda per quanto tristemente negato, grazie alle istituzioni per le parole di conforto. I timori dei dipendenti si sono avverati, spiega il sindacato della CGIL. Saltati gli stipendi, la FILT ora attende azioni concrete per risolvere in via definitiva i problemi di liquidità dell'azienda di trasporto pubblico di Vasto per il 51% partecipata dalla TUA. Per venerdì prossimo è fissato l'incontro in prefettura a Chieti, convocate tutte le parti sociali. Saranno presenti la FILT CGIL, che ha chiesto l'apertura di un tavolo istituzionale per ben due volte, i rappresentanti di Cerella e di TUA, oggetto della riunione all'avvio della seconda fase di conciliazione. Positiva, dice la FILT CGIL, l'intenzione della Regione Abruzzo è di provvedere a un aumento di capitale di Cerella, che risolverebbe nel breve periodo i problemi di cassa, ma scrive il sindacato, assente al vertice indetto dal presidente vicario Lolli, mancano misure di ampio respiro a garanzia dei lavoratori, contestata poi la mancata individuazione da parte dei vertici regionali dei responsabili delle attuali difficoltà finanziarie della società Cerella.